Pazzesco, assurdo, il tempo sta cambiando, la mia povera Navia, mamma mia Navia! Prima cosa vi devo ringraziare, ragazzi, perché l'ultimo video di Genshin Impact è andato veramente bene, sia lo shorts che il video, quindi vi ringrazio tantissimo, che il godo sia con voi, incredibile! Sinceramente anche gli episodi vecchi stanno aumentando di visualizzazione, lo scorso è andato molto bene, mi avete scritto anche su Instagram, link in descrizione, incredibile, che il video vi è piaciuto, incredibile, quindi sono contento, e dato che alcuni di voi me l'hanno scritto, state tranquilli che porterò anche Wuthering Waves e poi anche Zenless Zone Zero, che dovrebbe uscire il 4 luglio, me lo sono appuntato sul calendario. Siamo in un momento storico in cui Genshin Impact contro Wuthering Waves è la gacha war del momento, ne parlano tutti. Wuthering Waves sta andando molto bene, per essere alla sua prima patch ha venduto un sacco e dovrebbe essere uscita una mega waifu, mi avete detto. Ha fatto passare tipo Wuthering Waves dal 40° posto al 1° posto superando Genshin. Infatti mi avete detto che Clorinde ha preso un sacco di mazzate contro la waifu di Wuthering Waves. Così mi avete detto, poi magari me la devo leggere sta cosa. Però un po' mi dispiace per Clorinde perché era molto spicy. Tornando a Genshin Impact in Caribe, questa patch, la 4.7, è ricca di video perché dovrebbero uscire minimo 3 video di Genshin Impact. Questo video qui, dove vedremo Clorinde, proverò Clorinde per la prima volta, faremo la sua missione, inizieremo questo eventino sus. Poi ci sarà l'Abyss della 4.7, che finalmente hanno aumentato le gemme che si possono ottenere, GG per noi, hanno messo pure 200 resine. Vedete, un po' di competizione non fa mai male tra MiHoYo e Kuro Games, incredibile. E il terzo video, che dovrebbe uscire a luglio di Genshin Impact, sarà sul nuovo Abyss. E con nuovo Abyss intendo questo nuovo evento che dovrebbe resettarsi mensilmente, che assomiglia all'Abyss, ma allo stesso tempo non è un Abyss. Quindi sus, quindi tre video come minimo di Genshin Impact, pazzesco assurdo. Poi per quanto riguarda me, in realtà io ho giocato purtroppo poco, ho fatto tutti gli eventi della patch 4.6, ma come vedete, ragazzi miei, io le missioni non sono riuscito a farle, non ho ancora fatto la missione di Arlecchino. Io dovrei fare la missione di Arlecchino, la missione di Saino, la missione di Clorinde, che poi c'è un'altra, la missione della 4.7 che non ho ancora fatto, e questa è quella dell'evento, perfetto, tutto a posto. Ho 236 possibili pull nei confronti di Clorinde, vediamo, perché il mio cuore è 50-50, ve lo dico sinceramente. Ora vedremo come si gioca Clorinde e tutte le cose belle. Io ve lo dico, ovvio è waifu, quello che vi pare, però c'è una parte di me che vorrebbe tenersi le gemme per Nadla, non per la 4.8, ragazzi, perché il personaggio della 4.8, che si chiama Emily, potrebbe essere proprio uno di quei downfall nei confronti di MiHoYo pesante, perché io ho visto le sue animazioni, io vi giuro, se non leggevo che era un 5 stelle io pensavo fosse un 3 stelle. Hanno praticamente usato tutto il budget su Arlecchino e Clorinde, dovrebbe essere tipo Dendro, però non è poca roba, ragazzi, io ve lo dico. Wuthering Waves potrebbe prendere un'altra W pesante nei confronti della 4.8 di Genshin, perché se Clorinde, che era hypata, è waifu, è gnagna incredibile, ha perso contro quell'altra gnagna di Wuthering Waves, la 1.1 di Wuthering Waves secondo me alla 4.8 di Genshin proprio gli dà due di quelle sciabolate che sarà dura. Secondo me Genshin si riprenderà con Natalan, perché sai, no, regione nuova, sus, la gente potrebbe tornare e poi magari tornare su Wuthering Waves, non lo so, però Wuthering Waves è la prima competizione grossa che MiHoYo ha nei confronti di Genshin Impact. L'altra se l'è fatta sola l'anno scorso con Kaisa Rail, non so se ve lo ricordate, che è uscito un Kaisa Rail, tutti a giocare a Kaisa Rail e non gioca a Genshin. Ci ha provato Tower of Fantasy, ha fallito, ci ha provato quell'altro. Wuthering Waves è il primo che ci sta riuscendo già fin dall'inizio. Vedremo che succederà nel magico mondo dei gacha incredibili. Zenless Zone Zero, per il tipo di gameplay frenetico, potrebbe essere la giusta competizione con Wuthering Waves, perché sai, è frenetico nel combattimento, non è statico come Genshin. Però vedremo, io ho visto solo i trailer, non l'ho mai provato, quindi vedremo. Prima cosa incredibile, proviamo Clorinde, ragazzi. Io non l'ho provata, per aspettare voi, vai! Ed eccoci qua, incredibile, nel trailer incredibile di Clorinde, pazzesca, assurdo. Io non so ancora se summonerò per Clorinde o no, però intanto, come dire, dato che non sono riuscito a farlo uscire in tempo una reaction a questo video, dato che il video è molto piccolo, ve la metto nel video di Genshin Impact incredibile che dovrei aver già registrato o lo sto finendo di registrare, non lo so, il tempo è distorto. Clorinde time, baby, Clorinde time. Quando vedrete questo video proveremo anche Clorinde per la prima volta, perché io sono molto curioso, ragazzi, eh. Sapete che a me le mammi elettro Raiden 2.0 mi attirano parecchio, eh? Attenzione, vediamo un po'. Corri, ragazzo, che se te piglia. Damn, ragazzi. Wow. Ragazzi, wow. La gocciolina d'acqua più fortunata al mondo. Ed è pure caduto nella trappola, Fagiano. Ragazzi, è sus, io lo dico, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo il design degli occhi. Questa transizione, ragazzi, è oro, eh. Ok. Io capisco perché Child voleva affrontarla lei, eh. Wow.
Eccola la pistolera. Wow. Trappolone incredibile, mi sa, eh? Ragazzi, mammi Clorinde. Yo, eccola. Super speed. Yo, una roba assurda. The speed of lightning, baby. Wow, ragazzi. Perché sento la musica di Virgil in questo momento? Ci starebbe tantissimo. I'm the storm and approaching you. Bella lei. Wow, ragazzi. Ragazzi, mammi Clorinde spacca, io lo dico. Wow. Ragazzi, me la sto immaginando con la musica di Virgil di sottofondo, perché è troppo epica questa roba qui. Guarda che roba. Wow, ragazzi. Bella questa roba così sus. Che spettacolo, ragazzi. Bella, veramente, ragazzi. Cioè, allora, me l'hanno venduta Clorinde, io ve lo dico. L'unica cosa sus di Clorinde, che è un po' quello che mi, appunto, mi fermava con Arlecchino, è il suo gameplay, che appunto tra poco vedremo, perché io ancora non l'ho provata. Comunque, ragazzi, che dire, vedremo che succederà con Clorinde, io non lo so ancora. Io vi ributto allo Zoe del futuro o del passato, non lo so ancora, per vedere che fine farò con Clorinde. E poi skippone fino a Nathan. Quindi ritorniamo al video base. Allora, oggi il pad non mi dovrebbe dare problemi, ragazzi, spero. Dovrei averlo risolto quel problema. Era un problema di cavo, pensate voi. Allora, Clorinde, attenzione, io di lei ho visto ovviamente i trailer. Clorinde di design mi fa impazzire. L'unica cosa che mi ferma un po' su Clorinde è a vedere come sarà il suo gameplay, prima cosa. Sai, no, anche Arlecchino all'inizio non lo so, poi magari mi innamoro di Clorinde tantissimo. Per carità, design è assurdo. Vediamo un po' il suo moveset con la spada. Wow. No, dai, l'attacco caricato è un colpo di pistola, serio? Oh my god, dude. Bellissimo, forse uno dei migliori attacchi caricati dell'intero gioco. Bellissimo, ragazzi. 71-152, ovviamente l'arma sua. E il set di Arlecchino che io non ho ancora farmato. Quindi, ragazzi, tutto perfetto. Allora vediamo un po' come prima volta che provo Clorinde, ragazzi. La proviamo un po'. La combo classica, così. Wow. Ok. Praticamente è tipo Yoimiya, ma in modalità dove i colpi diventano veramente incredibili. Vediamo un po' a fare una roba del genere. Facciamo la ulti. Bellissima la ulti. Ok. Ragazzi, i danni. Allora, mi piace tantissimo che è velocissima. Allora, devo capire. Ah, ammazza, già ricarica la ulti. Ma quanto non ci mette a ricaricare la ulti? Niente. 4000 a colpo. Fa danno, ma non fa il danno di Arlecchino. Però è anche vero che se fa pa 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 4000 a botta, arriva a farne un sacco. No, voglio riprovarla, ragazzi, un paio di volte. Allora, voglio un attimo sperimentare. Allora, facciamo così. Facciamo la ulti. Chissà com'è la rotazione sua, se conviene fare la ulti subito o dopo. Ah, se premo R2 scatta. Oh, wow. Ok. No, devo... questa cosa devo capirla, se conviene usare la ulti prima o dopo. Ah, così schivo. Ah, carino. Allora, ragazzi, è sus. Non... devo provarlo un paio di volte ancora. Proviamo a non usare la ulti. Che cambia se non la uso? Faccio meno danno. Ma dura tantissimo. Se uso la ulti, che succede? Ah, ok, la ulti non mi ricarica. Ok, per un attimo pensavo che la ulti mi ricaricasse l'elemental skill. Invece no, ok. Cioè, R2 schivo in avanti. E c'ho un sacco di invincibility frame. È particolare, lo sai? Ah, c'è pure Setos, vabbè, prova pure Setos, va. Wow. Ok, attenzione, è tipo Ganyu Elettro. Potrebbe essere figo, vediamo un po'. Allora, che fa l'elemental skill? Ok. Lui come funziona? Prova a vedere. No, ah, ok. Se faccio la ulti, praticamente lui è due stili di gameplay. Se io faccio la ulti, mi sa che mi diventa tipo Yoimiya. Esatto, altrimenti è tipo Ganyu. Ok, carino l'idea.
E che purtroppo, ragazzi, a me questo gameplay tipo Ganyu mi ha stancato tantissimo, perché veramente ho usato troppo Ganyu. Quindi praticamente se usi la ulti di Setos diventa come Yoimiya, altrimenti è tipo Ganyu. Vabbè, non è malvagissima come idea. Sto pensando Clorinde su una scala di eventi, nel senso, mi conviene summonare per Clorinde adesso. Cioè, da una parte Clorinde mi piace tantissimo, ammetto che è divertente da usare, molto frenetica, potrei quasi osare dire che mi diverte più di Arlecchino, che è una parola forte. Devo capire assolutamente la rotazione e come funziona tutta quanta, però io volevo tenermi le gemmine per Nathan, ragazzi, perché io ve lo dico. Adesso la gente tutti a dire: ah, Genshin sta andando via. Io ve lo dico, come l'anno scorso, quando dropparono il trailer dei personaggi di Fontaine, tutti come pesci sono tornati. Quindi quando dropperanno loro tra un mesetto, secondo me, prima di Natalan, il teaser dei personaggi di Natalan, che saranno tutte delle gnagne atomiche, voi vedrete come da Wuthering Waves torneranno su Genshin, vedrete. Quindi c'è una parte di me che probabilmente si vorrebbe tenere queste gemmine, però è anche vero che io la 4.8 Emily la skippo. Già dentro come elemento ne ho veramente pochi, cioè giusto Aleitem e Naida. Devo capire un'altra cosa di Clorinde, perché giustamente non è che mi sono letto cose. Se Clorinde la puoi usare anche in altri team. Clorinde, allora fammi vedere un attimo i talenti di Clorinde. Allora, questa è la modalità da pistolera, con la Band of Life tipo Arlecchino, ok. E scala su HP, ok, non me l'aspettavo. Vabbè, no, ha senso perché è come Band of Life di Arlecchino. E sì, puoi schivare praticamente quando, se tu ripremi lo scattino, le scatti. Io devo capire la ulti. Gli dà un Band of Life basato sui suoi max HP, facendo danno elettro, ok. Basta una reazione elettro qualsiasi per fargli avere il buff, ok, mi piace. Quindi la potrei usare sia con Naida, con... posso usarla anche con National, potrei mettere lei al posto di Raiden, lo sai, non sarebbe male. Tra l'altro io per lei li potrei dare la spada di Aleitam, non sarebbe male. Allora, intanto ci facciamo queste 7 singole. Io ho il PD a 0, perché ho trovato Arlecchino e prima ho perso per Gini. Intanto ci facciamo queste 7 singole. Tante volte una botta di culo straordinaria. Per quanto invece riguarda Setos, sinceramente... potrebbe essere carino. Ammazza, l'ho detto adesso, ragazzi. Grazie, gioco, di avermi dato Setos, però non credo lo porterò mai su. Cioè, potrebbe essere simpatico, ragazzi, ma il problema dei 4 stelle è che, tolti i primi, io non li ho più trovati 4 stelle rotti, capito? L'ultimo 4 stelle che mi sono portato su è Cookie, perché Cookie è incredibile, capito? Potrei portarli su Charlotte, che non è male come healer pure quella. Però Setos non lo so, ragazzi, è un po' sus. Ma la facciamo così, arriviamo al 50-50. Se la vinco al 50-50, bene. Se perdo il 50-50, ragazzi, me lo tengo per il primo personaggio di Natalan che mi piace. Ci saranno altre possibilità per avere Clorinda, quindi vediamo un po', ragazzi. Portatemi fortuna, portatemi godo. Vai, proviamo le prime 10 incredibili, vai. Clorinda. Niente. Ok, vabbè, ci prendiamo qualche copia di Setos? Vabbè, niente. Altre 10, vai! Che poi non mi devo ancora farmare il set di Arlecchino, ragazzi. Vi ho detto, non è che sto giocando tanto a Genshin ultimamente, purtroppo. Ok, il Winset non è male. Tra l'altro io Benny ce l'ho a C5, non l'ho mai portato a C6, perché non mi va di avere il buff di fuoco per ogni arma, quindi sus. Altre 10? Dai, Clorinde! Clorinde! Niente. Ok, un'altra copia di Setos. Arriviamo al 50-50. Il resto me le tengo, va bene? Se la vinco, va bene. Se non la vinco, non vado avanti, perché me le devo tenere. Io sto cercando di non shoppare, ragazzi. Devo averne almeno 160 per Natalan. In fondo mi si resetta l'Abyss, dai. Giuro che la 4.8, ragazzi, proviamo Emily, ma non la assumono Emily, Ve lo dico da subito. Me le devo tenere queste. Allora, ragazzi. Questa è 50-50. Incrociamo il godo in tutti i sensi. Se la vinco, al 50-50, bene. Altrimenti... da guerriero me ne andrò via in silenzio e non commenterò questa cosa. Se la vinco, urlo. Io! Non vinco 50-50 da mesi! Dai, cazzo! Mamma, quanto è bella! Io! 50-50 della vita, ragazzi. Rimango a 180. Metti che ritorno per le 200 in tutta questa patch. C'ho tutta la 4.8. Spero di arrivare per le 250-260 per Natalan. Tra l'altro abbiamo Setos a C2. Che fa C2? Gli aumenta il critico rate. E questo premia se lo usi come Ganyu. Vabbè, sus. E poi abbiamo Mammy Clorinde. Ragazzi, non ho neanche un materiale per lei, ragazzi, non ho niente. Ah, capirai, le stelline che le usate tutte quante per portare Nuvilette sopra, ragazzi. Ha voglia a farmare.
Ok ragazzi, come inizio di episodio, GG per noi. Allora, a questo punto, non so se questo è l'evento principale della 4.7, credo sia l'evento Abyss nuovo. Dovrebbe essere la versione 2.0 dell'evento delle torri, che a me divertiva veramente tanto. Però a questo giro posso usare anche i nemici, quindi potrebbe essere molto simpatico, ragazzi. Attenzione! Animazione simpatica. E addirittura. Ah, dobbiamo fare attacco e difesa. Allora, io proverei attacco. No, ci sono pure gli elementi, carino. Allora, proviamo a fare il primo, dai. Ti mette pure l'ok sui personaggi, insomma, consigliati. Non dovrebbe essere difficile. Ah, devo premere cerchio, ok. Ok. Carino. Posso usare le abilità? Wow, raga, è divertentissimo. Ok. Ragazzi, ammetto che è divertente assai, ve lo dico, eh. Ok. Ok, usiamo subito i poteri fin quando abbiamo vantaggio, sus. Cattivi, ragazzi, forza, 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 questa la vinciamo subito. Forza, 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 vai bestione, vai, vai. Questa è distrutta proprio. No, ragazzi, è divertentissimo. Ok, mi piace tantissimo, ragazzi. Ancora, 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 dai, 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 dai. Ho messo pure io il piccione perché potrebbe essere simpatico, eh. Vogliamo subito quello, vai, 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 velocissimo. Dai, il samurai è fortissimo, eh. Grande. Allora, se lui mi riesce a fare il tank incredibile, questa è fatta in poco tempo, eh. Cioè, abbiamo i due occhietti che sparano. Guarda come sono cattivi che sparano, vai, vai, vai. Evochiamo pure lui, pistolero. Pistolero è fortissimo, ragazzi, eh. Guardali, guardali come sono, distruggono tutto loro, guardali. Bellissimo. Ragazzi, ve lo dico, mi sta piacendo troppo, eh. Ok, divertente veramente. Allora, proviamo a fare difesa adesso. Ne abbiamo fatti 3 di attacco, ora facciamo le 3 di difesa. Ah, no, pure nella difesa possiamo usare i nostri compagni. Ah, carino. Però possiamo mettere anche le torrette. Ah, sus. Ok, abbiamo messo quella torre che dovrebbe attaccare quelli. E abbiamo come difesa questi slime simpatici. Che forse ho messo troppo giù però, eh. Vediamo un po', va. Ok, quelli sono morti subito. Ok. Vai. Ah, ci sono pure quei tizi laggiù, sus, eh. Ok, questi mi sa che me la distruggono questa. Vediamo un po' se riesco a essere veloce. Velocissimi, vai, evochiamo pure quelli. Ok. Molto bene. Allora, cerchiamo di fare la provata, subito. Ok. E ora usiamo da questa parte, eh. Vai. Ok. No, forse ho fatto bene a mettere quella torre lì. Bene. 93, non male. Ancora, ancora, ancora. Ne facciamo 3 pure di questi, ragazzi. Cioè, quelli che volano sono fortissimi, ragazzi. Perché a meno che non ti mettono il personaggio range, non c'è speranza, eh. Beccate questa palla di fuoco fortissima. Pazzesca e assurda. Vai, pistolero! Spara! Veramente divertente, ragazzi. Facciamone un altro, dai. Facciamo 3 di questi pure, va? Per adesso stanno arrivando tutti da sta parte, che non è male come idea. 87, ragazzi, non sta andando male. I cavallucci sono veramente forti, eh. Qui serve aiuto, ragazzi, andate da quella parte. Forza, forza, forza. Dai. Veramente carino, ragazzi. Ah, abbiamo sbloccato un arco. Ah, attenzione. Elemental Master, ragazzi, brutto. Io capisco che ci deve essere una differenza tra le armi free to play e le armi shoppate, però, ragazzi. Cioè, non mi viene in mente un personaggio che potrebbe beneficiare di quest'arco. Forse Colley. Allora, noi ci rivediamo su Genshin Impact con l'Abyss nuovo, che si dovrebbe resettare tra una settimana, dove daranno pure più gemme, quindi godo. Non so niente di quei nemici, quindi faremo una reaction incredibile. E poi ci rivedremo a luglio, incredibile, con il nuovo Abyss. Non l'Abyss resettato, ma proprio il nuovo evento. Assomiglia un po' all'Abyss, che scegli dei personaggi, poi non li puoi riusare. Potrebbe essere simpatico. Eppure lì sono un sacco di gemme, ragazzi. Quindi se volete colorida, approfittatene, che poi
vi dovete tenere tutto fin quando arriva Natalan, che quando dropperanno il trailer di Natalan, sai quante mammi milfone incredibili pyro ci saranno a Natalan, ragazzi, lasciate perdere. Secondo un leak c'erano solo due uomini e tutte donne, vi dico solo questo, ragazzi, quindi preparatevi. Che cosa, secondo voi? Ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili e Genshin Impact pazzesco e assurdo. Alla prossima.